E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi primo giretto domenicale, diciamo un giretto abbastanza, diciamo, non troppo lungo né troppo corto, una via di mezzo in solitaria, quasi come sempre, visto che a me piace andare via molto tranquillo, senza fretta, godendomi i panorami. Andrò prima di tutto sulla Presolana, adesso sono a Clusone, quindi farò passo dalla Presolana per scendere in Val di Scalve. Farò qualche giretto lì nella valle, Val di Scalve, che a mio avviso come valle è un po' sottovalutata, visto che magari non molto conosciuta, però secondo me è davvero una delle valli più belle d'Italia, ricca di storia. Ci sono ad esempio le miniere da poter visitare, le vecchie miniere a Schippario, c'è la diga del Gleno, e più tutti, che è una diga che fu causa di una tragedia, infatti si, diciamo, crollò questa diga e inondò il paese sottostante. In più ci sono i vari sentieri da poter percorrere per andare ai vari rifugi, e le strade da percorrere in moto sono abbastanza belle. Diciamo che dalla Val di Scalve poi dipenderà un po' se ci sarà il passo del Vivione aperto. Se ci sarà il passo del Vivione aperto, magari lo farò, oppure andrò a fare il passo Croce Salven per poi scendere in Val Camonica, sconfinare nella provincia di Brescia, Val Camonica e poi il Lago d'Iseo. Quindi un giretto abbastanza importante. Temperatura mite, ma non troppo. Visto che fa freschino, ma giornata davvero molto bella. Comunque adesso vi faccio saltare il pezzo di statale e ci vediamo quando imboccheremo il passo della Presolana. A dopo ragazzi, a dopo. Ok, qua a inizio il passo della Presolana. Oh, oh.
che inizio la discesa del passo della Presolana. Per me la discesa è la parte più bella, perché c'è, cioè, la parte più bella di questo passo, perché guardate che spettacolo. Adesso qua, ragazzi, sapete cosa devo fare, eh? Qua ci si deve fermare assolutamente, foto, video col dronino. Continuiamo a scendere. Allora, da come, oh, che spettacolo, che spettacolo. Peccato che c'era un po' di vento su e non si poteva far bene la dronata. A vedere così, secondo me potrebbe anche essere aperto il vivione. Però vediamo quando siamo giù. Allora, il passo del Viglione è chiuso, quindi niente. Adesso andremo a Schipario a bere il caffettino. Ok, adesso torno indietro un attimino, facendo però un'altra strada. Passo per la strada principale, diciamo, della valle. Qua vedete il torrente Vo. E qua davanti c'è il nostro massiccio, diciamo, della Presolana, che ci fa compagnia. Guardate qua, che spettacolo. Qua in Val di Scalve, ragazzi, fanno una formagella divina, la formagella della Val di Scalve. Davvero spettacolare, buonissima. Se volete provarla, Vil Minore di Scalve, anzi Vil Maggiore, che è una frazione di Vil Minore, c'è la latteria della Val di Scalve, dove producono appunto
oltre altre cose, altri formaggi, la formagella della Val di Scalve, che è davvero buonissima. Attenzione, che è successo qua? Un incidente. Aia, aia. Che botta, figa. Che botta, ragazzi. Per questo che bisogna andare piano, tranquilli. Allora, giù di qua c'è la via Mala per andare giù di qua, invece noi, andando verso Boario, diciamo, c'è la via Mala, invece io passo di qua e vado giù a Borno. Sborno. Pronto? Ho volevo provare a fare la chiamata con coso. Pazzi, figa. Sì, no, perché non riuscivo a schiacciare la fine della chiamata. Va bene. Sì, sì. Sono in Val di Scalve. Sì, sì. No, è chiuso ancora. So, faccio il croce salmen, faccio adesso, magari mi fermo là. Sì, sì, da solo, meglio. Figaro pieno. C'è pieno. Sì, 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 con le moto. Buon, dai. Ciao. Ora penso per le 2 o le 3 sono a casa. Sì, più o meno. Ah, va bene. Va bene. Ciao. Interfono. Che funziona ancora perfettamente. Telefono della Twins, nel link in descrizione. Ma che spettacolo, vista stupenda. Wow, 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 wow.